Salve a tutti! Controllo audio, ok? Benvenuti a una puntata di questa serie su FIFA 21 con il nostro caro Gumbrook. E qua abbiamo scontro diretto. Abbiamo già 5 punti di vantaggio sul Galatasaray. Vincendo potremmo andare a 8, ma io direi che è meglio non sottovalutare questa squadra, anche perché ho appena visto che cioè i primi due della classifica cannonieri sono i nostri, secondo, terzo e quarto sono i loro, quindi insomma sono comunque da non sottovalutare. Allora, tutti i giocatori devono fare la loro parte. Vediamo, sta, dobbiamo giocare meglio. E poi sicurissimo, fatto, a posto, andiamo. Allora, abbiamo Galatasaray, andiamo da questa partita. Dovrei avere i titolari abbastanza freschi. No, non ce l'ho freschi riposati per un ciufolo. Vabbè, dovremmo fare il turnover. Dovremmo giocarcela con il turnover. E non mi entusiasma la cosa, anche perché già per esempio terzino sinistro devo mettere Kucuk terzino sinistro, e io ho il terrore di questa cosa. Ho veramente il terrore. Allora, per la difesa abbiamo Piquet e Richards. Io ribadisco l'idea, sono sempre più convinto ormai a richiamare Bella Kochap, perché vedo che Piquet insomma non ne ha più. Poi Kalulu a destra. Invece fa. Poi centrocampo con Dina e Bimbe e Gibbs White, e mediano Koundé Malong. Posso Niamadou Hendrix centrare. Poi centrocampo importerei Verdugo e Olson. Attacco mi porto Steven Plaza. Per il resto, vabbè, io ho sbagliato, vabbè, ma fa niente. Obame, Benjamin, che nel frattempo è diventato 88 d'overall. Sari e Plavsic. E abbiamo fatto, boh, l'impostazione è bella che è fatta. Semmai, vabbè, vediamo, proviamo a mettere Kucuk, me lo porto in panchina, vediamo. Oh, dovesse andare particolarmente, dovesse chiudersi un senso nell'altro, magari potrei anche pensare a far entrare Kucuk, eh? Allora, tanto vedo che sta un altro po' e arriva a livello di Piquet, quindi più o meno siamo lì. Ormai c'ha solo un punto dove ho la differenza rispetto a Piquet. Ecco, comunque siamo qua, siamo pronti, andiamo a giocarcela. Dai ragazzi. Eccoci. Match con Galatasaray con la diretta inseguitrice. Costretti tra l'altro a giocarcela con turnover. Però comunque anche la squadra B, diciamo, dovrebbe potercela fare. Dovrebbe potersela perlomeno giocare. Diciamo 5 punti di vantaggio, anche un pareggio non farebbe schifo, ma... E siamo sempre al discorso, se si... nel FIFA e anche un po' anche nel calcio, se si gioca per il pareggio si finisce per perdere. Quindi piuttosto giochiamo per vincere. E se viene un pareggio? Va bene lo stesso. Però... e qua comincia a essere brutta la cosa. Stazione così con la palletta in mezzo e tutti in difesa che dormono. È sempre la stessa cosa. Kirink, ex dal dente avvelenato. Kirink, ex credo il primo anno. Abbiamo venduto per giocatori diciamo un po' più prestanti, ecco. Ma la... Dai che tu. Ma ragazzi, allora, no,
No, ma questa è la partita che devo perdere, l'abbiamo capito. La regia ci ripropone l'azione. Ho capito, questa è la partita che devo perdere. È quella partita che devo perdere per forza. Ok. In cui la partita in cui tutto gira male. Volkan, Sari? Ma ecco. Come voleva si dimostrare. Questa è la partita dove tutto gira male. Ah, vabbè. Kucuk. Dai, Kucuk. Ma è mai possibile. Oh, dai. Bravo, Kucuk. Voltaglio, ma porca miseria. I miei poi si addormentano. Niente. Vabbè. È un disastro. Ancora niente, non riusciamo a giocarla proprio. Meno male. Dai, almeno questa l'ha parata. Va bene Trapp. Oh, bravo Kucuk. Oh, vogliamo ripartire. Gibbs White. Vai Gibbs White. Ancora sulla fascia. E non c'è nessuno. In mezzo. Dai, 3-1, dai. Cerchiamo almeno, perlomeno, di rendere questa sconfitta meno pesante possibile a livello di punteggio, che magari, se facciamo una bella partita al ritorno, ci mettiamo, riusciamo a ribaltare la situazione per quanto riguarda gli scontri diretti, che mi sa che cominceranno a essere importanti, perché credo che ce la giocheremo punto a punto con questi. Vediamo. Dai ragazzi. Avanti, vai Volkan. Volkan! Niente, la para sempre. Dai. Oh, cacchio. Dai, allora. Kucuk. Benissimo. Ok. Niente, non stiamo riuscendo a fare niente. Kucuk. Ok. Ma meno male. Porca miseria, ma sempre c'è. Si può avere mai questa fortuna sempre. Fine primo tempo, 3-1, disastro. Primo tempo letteralmente un disastro. Credo veramente peggio non poteva essere. Soprattutto la prima parte, i primi minuti del primo tempo sono stati veramente un disastro. Veramente un disastro, signori. Ora, per favore, niente. Ma Longhi oggi che ti pia? Kunde. Di solito li recuperi i palloni, adesso li perdi. Com'è sto discorso? Comunque, vediamo cosa riusciamo a fare. Dai ragazzi. No, siamo messi malissimo. Meno male, io ho sbagliato il passaggio. Mamma mia. Sì, però ragazzi, c'è quello là vicino, deve andare la palla a prendere quello che sta a casa sua. Dai. Ma come vi funzionano i cursori oggi? Vai Sari. Però non c'è nessuno lì. Raga, dai. No, vabbè. Meno male. Bravo Trapp. No, stiamo giocando malissimo. Trapp.
non è possibile! Ce l'ha inchiodate le braccia! Alzala! Alza le braccia! Blocca quel caspita di pallone! Alzale le braccia! Ah beh, ragazzi, io non so veramente che dire. Vabbè, qua sbaglio via tutto, raga, va veramente, vabbè. Ok, passa di qua. Ma non lì! Cessari libero! Cessari libero, vabbè. Guarda quello, come ti fa. Vai a fan. Oh, porca miseria. Che? Giallo, vabbè. Senti, cambi, vabbè, ho capito. Cambi, raga, cambi. Cambi, cambi, cambi. Allora, Verdugo, Malong, per carità del cielo, vedi un attimo di riprenderti. Plaza, Plaza, dai, posso dire Aubameyang, per favore. Per favore, per favore, dai. Completiamo questi tre cambi. No. Posso dire Kucuk è uno di quelli che ha giocato meglio oggi? Ed è che dire Plavsic, Plavsic, Plavsic. Non ti sei visto tutta la partita, Plavsic. Ci sarà un motivo, vabbè. Ah. Dina, tira. Niente, ribellissima. Benissimo. Neppure la sfiga, ragazzi, c'è giocatori che... Ai ai. Calulo il cross, niente. Fallo di mano? No, no. Vabbè. Kucuk. Kucuk. Ciao, te lo so, te l'hai perso. Dai. Ma cosa fischi? Dai, ma veramente. Ma veramente stiamo dicendo. Ma dai, te. No, è... Non ho parole. Non ho veramente parole. Ah, Dina e bimbe, Dina. Fermati! Cazzo, fermati! Non c'hai freni! Fermati! Fermati! Allora, qualcuno? 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 Niente. Vabbè, già, basta così, a posto. No, 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 che a posto, fermo. No, giochiamo alla fine, se no mi distrugge la stamina dei giocatori, no. Per favore. Mi abbiamo messo coraggio sta vittoria qua. Mezzo, Plavsic, Plavsic, Plavsic. Ecco. All'87esimo non serve a niente. All'87esimo che non serve a niente. Plavsic. Sì, di solito dovrebbe dire meglio tardi che mai, ma... qua non è servito più assolutamente a nulla. E... raga, io... basta così. Ormai quasi questa partita passano i titolari. Prima giocato, cioè la prossima partita intendo di coppa, ci saranno i titolari. Poi dopo quella partita di coppa io richiamo Bella Cocia. Richiamo Bella Cocia perché Piquet non ne ha più. Piquet non ne ha più. Letteralmente non ne ha più Piquet. E anzi non lo richiamo adesso. Bella, Piquet non difesa. Piquet non ne ha più. Mi serve la difesa tonica. Kucuk purtroppo devo schierarlo perché Baba è infortunato. Richiamare Iki onestamente mi terrorizza l'idea di richiamare Iki adesso. Tanto per 2 mesi resistiamo. Non è vero, sono Guiralce. Noi abbiamo giocato malissimo. Comunque basta. Allora, aspetta che qua sono successe cose. Allora,
Crescita di Canis, piano di crescita, che cosa mi dici mai? Regista offensivo, trequartista, attaccante infaticabile, uno che bombardiere, dove vai di bombardiere, va a fare bombardiere all'altro. Vabbè, poi vabbè, per la primavera Asker, la primavera per i ragazzi, per la primavera ci porti Umut Cetin. Ok, Erkan Sahin, no. Halil Dursun, osserva meglio. Halil Uzurk, osserva meglio. Cem Sadik, no. Cem Avci, no. Fatih Uzturk, no. Halil Uzturk, questi li facciamo osservare più da vicino. E per il resto andiamo, ma prima di andare io scusate, devo richiamare. Allora, bella, signor Bella Kocap, dovrò pagare un po' di soldi a richiama giocatore, quanto? 27.000, ok, a posto. 70, si è rimasto fermo a 77 d'overall, però per quanto mi riguarda mi basta e mi avanza per continuare. Ma Fosu Mensah ancora chissà, deve ancora giocare. Beh, ora giocatore, rientro dal prestito, ok, perché bella, mi serve bella cosa, ora faccio un attimo, ti riprendo, sarei io, potevo farlo restare. Albisci cos'è? Pezzo di fare nella prossima partita? Vuoi essere utilizzato nella prossima partita tu? Ci penserò. Vabbè. Ah, questi sono due che ho screen, ho messo a seguire. Musa Gitte. Earwood. Vabbè, Earwood possiamo levarlo. Ok, no. Chi sei tu? Ifunayachi Uzochuku. Sei un codice fiscale, sei. Nicola Schettino. Ciao Stere. Wow, qua ci sono noto giocatori un po'. Clark Patterson, Miguel Rodriguez, AD. Vedo delle... Ma chi è questo? Angelo Presiado, però non mi sembra sto gran fenomeno. Rodney Redes, paraguayano. Proviamolo. Presiado faccio seguire, ma non sarà niente di che. Mustafa? No. Wanyama? Ricciardo, questo è sempre quello lì. E qua ci sono dei giochi. Fadiga Wattara, Daryl Dike. Vabbè, comunque sto perdendo tempo, scusate, mi sono un attimo perso. Karangbruk contro Ed Sponsor, Coppa di Turchia. E allora, gestione squadra, io quello che farei intanto, scusa un attimo, no, nella porca di quella vite. Allora, Bella Kocap me lo porto un punk per oggi e poi la prossima sistema in una certa maniera. Poi Sari, oggi ti fa una giornata di riposo, eh? E mi porto, dov'è? Albisci, la nostra vecchia leggenda Albisci, ce lo portiamo in coppa, vediamo se giocherà, non lo so, vediamo. Gli altri,
faccio, vabbè, Plaza, magari lo faccio entrare. E gli altri Verdugo. E basta. E basta, direi. E basta. Quindi, signori, andiamo. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Eccoci. Partita di coppa con le Erzurumspor. Primo turno di Coppa di Turchia. Coppa di Turchia che abbiamo vinto la scorsa stagione. Raga, comunque, una bella soddisfazione, credo. Che l'abbiamo vinta, credo, sì, credo di sì. Credo che l'abbiamo vinta. Però già cominciamo male. Cominciamo male. Ma che succede oggi? Ma sono io che sono diventato scemo di colpo? O la squadra. O è qua che si è tutto accelerato? Però. Le! Oh, subito! 1-0. Subito a 0. Kamaldin Suleimana 1-0. E Ale, cominciamo a impostarla come si deve. Ragazzi, possibilmente, vediamo di riuscire a chiuderla già subito, eh? Se riusciamo a chiuderla subito, possiamo gestire bene la cosa. 2-0. E Ale, il nostro dovrebbe essere Benjamin. Benjamin, ok, con tutta la rabbia in corpo, signori. 2-0, direi che abbiamo iniziata parecchio bene. Dai ragazzi. Kurcebe. E allora ditelo. Kamaldin, ci puoi arrivare, Kamaldin. Bruciatelo, Kamaldin. E Suleimana. Suleimana. Bruciateli tutti, Suleimana. All'ultimo. Ma come fa a essere loro? Vabbè. Ah, benissimo. Ok. Bella palla per Gurcebe. Che la sbaglia. Gurcebe, che problemi c'hai per ora? Contro il Porto, tu per tu col portiere la sbagli. E prima, pote filato e tira e prendi il palo. E adesso di nuovo, tu per tu col portiere e la tiri fuori. Sei infortunato, Amadou. No, vi prego, no, Amadou, no. Amadou, no. Io devo... Aspetta. È appena possibile, devo fare il cambio. Devo fare un cambio per forza di cose, perché se mi si rompe... Se c'ho problemi con Amadou, diventa un problemone grosso. Suleimana, non c'è nessuno che segue. Vabbè. Di qua. E Ale. Oh, scusate, attimo il silenzio, ho avuto un attimo di concentrazione. Bello scambio poi alla fine. Piqué. Per Koke e poi per Benjamin. 3-0 in 20 minuti. Allora, vista la situazione, visto che Amadou mi serve, per evitare di rischiarlo, io ho detto, mi piazzo Koundé Malong, te la fai tutta tu, tanto poi eventualmente c'è anche Hendrix per la prossima partita. Amadou, e non voglio rischiarlo, Amadou, in tutta serena e sincera onestà, non voglio rischiarlo. Poi, se riusciamo... Io onestamente... Ok, calma. Pallone profondo, pericoloso. Calulu. Cioè no, che non è Calulu. Vagno. Meno male.
Niente, Kunde. Cioè, niente, Malong oggi è. Oh, meno male, mamma mia, Iemmello, mamma mia, Iemmello, mamma mia, Iemmello. Ripartiamo. Ok. A coche, coche. No, ma porca. Oh, 4-0. E porca miseria. Oh, ma siamo talmente dominanti, porca miseria, che questo doveva venire tanto tempo fa, sto 4-0. E Ale, comunque. Vabbè, una bella palla. Poi, beh, il portiere ha fatto il miracolo su Benjamin. Per fortuna che c'è il buon Suleimana. 4-0. Sì, direi che secondo tempo si fanno i bei cambi. Fine primo tempo. Fine primo tempo, 4-0, partita, cioè, netta, direi, dominanza abbastanza netta, in tutta sincera e serena onestà. Motivo per cui io direi: uno l'ho fatto già entrare, l'altro Albisci voleva giocare, lo facciamo giocare, l'altro mi interessa che giochi, bella Kochap. Mi interessa che giochi per farsi lucidità, per aver minutaggio. So, mi interessa perché adesso tornerà nelle rotazioni, perché Piqué non è più cosa sua. Oggettivamente per Piqué non è più cosa sua. Piuttosto veramente bella, bella Kochap. Grazie Piqué di tutto, ma non è più cosa sua. Intanto, cross in mezzo, niente. Potevi dargli una spinta. Vabbè, comunque. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. No, ok. Malong. Di là, Koke. Albisci. Albisci in coppa. La mette 5-0. E Ale, porca miseria, quanti gol si è mangiato tu da quella fascia. Quanti gol si è mangiato Kurcebe, arriva Albisci e la mette subito dentro. Vabbè. E vabbè, comunque bene così, 5-0. Bene, bene, continuiamo a ampliare il risultato. Voglio schierare i tribunali, prossima. Voglio schierare Sturaro. Voglio schierare veramente i tribunali al ritorno. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ok, Albisci. Albisci, Albisci, ancora Albisci, Albisci, Albisci. Prova il cross in mezzo. Attenzione Benjamin. Attenzione, vicini al 6-0. Comunque bel cross di Albisci. Bel cross di Albisci, oggettivamente. Ok. Bravissimo, bella Kochap. Bello, concreto come sempre. Suleimana. Suleimana, prova a giro, niente, niente, niente. Bravissimo, ok. Di là, vai Suleimana, 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 Suleimana. Cross in mezzo. Attenzione, ci prova, ci va Albisci di testa, per qualche arcano motivo ci va Albisci e non Benjamin. Però, vicini, di nuovo al 6-0. Bagnò, ok. Albisci di nuovo. Altra brutta gestione della palla. Ok. Occhio al suo movimento. Kunde. Supera facilmente il difensore. Ah, dai, Ha recuperato palla, attenzione. cerca di Benjamin e sbloccarla. sono 6. E Un'azionata sono che non 6. dimenticherà. Era Se andata sono così. 6. E Ale, dai. E dai. E dai, signori. E Con la sono 6 e possibilità qua di c'è fare la. bene la gara dopo questa splendida E tripletta, qua ce la l'Ale giochiamo, vabbè, finalmente qua accenna a alla partire dai grandissima, difensori. signori. Non Ma hanno veramente ormai capito davvero stiamo poco. dilagando. Ed è bene che sia così, insomma. Che quello tuo se la passa da solo, vabbè. Rice. Rice, loro sono Attenzione in bambola Benjamin. completo. Hanno colpito ancora. Loro sono ormai sono in Sarà bambola necessario completo, recuperarlo. 7-0. Finale la rimonta perfetta. Andiamo a Benjamin Valanga, deve fare gli stessi.
C'è gloria pure per Rice, signori. C'è gloria pure per Rice. E Ale. E Ale qua. Attenzione Koke. Lancia lungo, cercare Albisci, niente. E vabbè, dai. Va bene. Pagnoman. Ancora Albisci. Ah, ma per Koke. Attenzione. E arriva il gol e mi sa che è Ride. Rice. Mi sa che è Rice ancora una volta. Sì, è lui. E Rice ancora una volta. 8-0. Bella azione di squadra. Loro sono nel pallone completo. Da, ora mi rincuora. Questa partita mi rincuora. Una bella reazione da parte dei nostri. Una bella reazione da parte del nostro Karanguruk. Un bell' 8-0. Bello netto che direi ci consente tranquillamente il ritorno di schierare giovanissimi e tribunari. Ma ancora, c'è ancora festa? C'è ancora festa, signori! Sono 9! Albisci fa doppietta! E tutto può succedere. Sono puntate dove tutto può succedere, signori! Sono puntate dove può succedere veramente qualsiasi cosa. Grande Albisci, doppietta per lui in Coppa. È possibile? Vabbè, ritorno io. A sto punto il ritorno giocherà lui. Tranquillo, ritorno sarà lui il titolare, assolutamente, visto che era comunque mascotte, tribunari, quant'altro. Titolare sarà lui, Rice. Ancora di qua. Se puoi appoggiare, no, se Benjamin niente. Stiamo un po' un attimo, Ancora Albisci. Ancora Albisci, attenzione. Ancora Albisci. Bellissima. Albisci sta facendo un partitone. Albisci sta facendo davvero un partitone oggi. Meraviglio. Vabbè, loro mai stiamo non so quanto possa essere probante questa partita, perché comunque ormai ci stiamo letteralmente sparando sulla Croce Rossa. Però Albisci oggettivamente dopo essere entrato nel secondo tempo ha fatto un partitone. Sta facendo veramente un partitone. Tutta serena e sincera onestà. Ok, Rice. Bella, ancora per Benjamin. Ancora per Benjamin. Ma voglio la tripletta di Albisci, che se la merita. La tripletta di Albisci, che si porta a casa il pallone. Eccolo il pallone che giustamente verrà impacchettato e spedito a casa in famiglia. A grande Abdulaziz Albisci, 3 gol per lui questa partita, tripletta di Albisci. Il pallone, si porta a casa il pallone, il buon Albisci. Bene così, ci sta, se lo merita. Se la merita sta tripletta, se la merita. Però ragazzi, ecco, ok. Direi che è finita qua. Finisce qua la partita, signori. Quanto siamo? 11-0? Finita 11-0? Credo, sì. 11-0, credo che in Coppa di Turchia è possibile che non sia mai venuto un risultato del genere. Comunque ci consente al ritorno di schierare gli ultratribunari. Veramente gli ultratribunari a questo punto. Cerchiamo sempre di vincere. È un ottimo risultato per noi. Vabbè, direi di sì. Oh, Amadou. Pensi a guarire. Amadou infortunato, vero? Benjamin è un top player. E avanti. Allora, a 5 giorni. Ok, va bene. Vabbè, 5 giorni. 5 giorni, va bene.
5 giorni, vabbè. Io ho visto 5, ho pensato che settimane meti è venuto un colpo. Oh, grazie per aiutare la squadra a vincere, la sensazione è magnifica. Ottimo lavoro. Caro ragazzo, caro Abdulaziz Albisci, ottimo lavoro il tuo. Adesso dobbiamo ributtarci in campionato però. Campionato. E dovremo farlo con... No, ho sbagliato. Con le... No, beh, t'ha sbagliato. T'ha sbagliato tante cose. Allora, tanto per Ganis. Intanto per Ganis. Allora, no, Ganis lo voglio al Valladolid. 2.100.000. Io tratto. No, scusa, tratto. Scusa. Scusa. Io voglio chiedere 2.5. Per Ganis. Voglio chiedere 2.5. Proviamo a alzare qualcosina di più. Avanti, avanti, avanti. Allora, io direi rinegozia, facciamo 2.6. Avanti, dai. Oh, perfetto, bravissimo. 2.600.000 per Ganis. E anche questo venduto. Anche questo a gennaio va via. E Ale. E Ale. Ora. Interrompi la continuazione. Ok, io purtroppo mi sono dimenticato di fare una cosa importante. Vabbè, giocatori disponibili, no, questa è una cosa che vedremo. Io l'unica cosa, Bella Coccia, più me lo porto qua a posto di Piqué. Faccio allenare Bella Coccia con tutto il bene. Con tutto il bene, Piqué ormai non ne ha più, anzi. Ove mi è possibile, se mi è possibile, io Piqué lo metterei in lista trasferimenti. Ecco, senza offesa Piqué, ma no. Ormai non c'è. Purtroppo prende un punto d'overall. Ok, adesso sostituisci. Ok, avanti. Allora, gestione squadra. Qua è in, perché Hendrix? No. No, iniziamo con Kunde Malong, poi Hendrix entra. Allora, per quanto riguarda la difesa, allora, direi TD, poi la difesa, quella del futuro, prima o poi, non lo so, Bella Coccia per Richards. A sinistra, dov'è Kucuk? Kucuk a sinistra. Quindi mediano l'ho già messo, Dine Bimbe e Gibbs White, con poi panca mi porto Verdugo e Olson, poi attacco con Volkan Zari, Aubameyang e Plavsic. Benjamin, oggi si fa una giornata di riposo e Plaza al suo posto. E Ale. E Ale, direi Ale. Ok. Direi che va bene così e possiamo scendere in campo per vincerla. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Eccoci. Pronti? E io sbaglio sempre il tasto, scusate. Pronti? Terza e ultima partita di questa puntata. Campionato, dobbiamo riprendere a vincere. Dopo la brutta batosta col Galatasaray, dobbiamo riprendere assolutamente a vincere. E vincere possibilmente con vincere. Possibilmente... Scusa. Io voglio capire che cosa voglio vedere. Fermati. Allora, voglio vedere, perché l'ho visto che tipo si stinnicchiava. Non so che cosa stava facendo. Allora, cammina.
Guarda a sinistra, non so il perché. Guarda a destra. Gli arriva il cross. Gli arriva il cross adesso, presumo. Dai. Palla perfetta. Che cos'è sta cosa? Che cos'è sta cosa? Cosa è questo? Aubame, cosa diavolo intendevi fare? Ovviamente okay. Portare a casa la vittoria. È un giocatore capace Calulu. Di finalizzare l'azione come pochi. Oh. Bravo. A... Ma no, ragazzi, no, no. Non è possibile, no, veramente, ragazzi, non è possibile. Non è possibile, picciò. Dai. Su. Ma che vi piglia? Qual è il vostro problema? Qual è il vostro problema? Io non l'ho capito. Non l'ho capito. Allora. Ok. Io non ho i giocatori. Ho i giocatori che non mi rispondono. Non mi rispondono ai comandi. Io non. Pucciuc. Pucciuc. Niente. Bella. Ragazzi, come cacchio siete messi in difesa? Come, so, come siete messi in difesa? Era marcato molto bene, grande pressione, ma ha trovato comunque il gol. Momento fantastico della no, io vabbè. Sicuramente si augurano di continuare così. Io non capisco. Io davvero non capisco. Dai che oh, dalla Volkan, avanti. Vai Volkan. Vai Volkan e Ale. Prendi sta palla. 2-1. Dai. Dai. E reagiamo, signori. E Ale, c'è una svegliata. E Ale. E Ale. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Plastic. Dai. Ragazzi, su. Forza. Bravissimo, Kunde. Vai, Kunde. Vai, Kunde. Vai, Kunde. Obama, fai qualcosa. Muoviti. Proponiti. Vabbè, fanculo. Obama. Volkan, fai tu. E Ale, 2-2. Dai, prendi sta palla. Dai. Obame, te. Buonanotte, Te buona. Ma Obame. Obame sogna. Obame dorme. Obame sta lì. Obame è. Obame è spettatore non pagante. E odio sta partita. Te continua così. Io onestamente. Continua così. Faccio entrare. Steven faccio entra a Plaza, Malong, Kunde passa sta palla, quello sarebbe rigore. Quello sarebbe rigore, penso, no? Ma cosa non stiamo dicendo? Volk. Volkan. Niente. Abbiamo buttato giù giocatori in area. Mi danno. Io sono allibito. Sono senza parole. Plastic. No, beh, Plastic comunque non sta rendendo più come prima. Passa, ok. Gibbs White, niente. Niente, va bene, dai. Fa niente. Testa ancora Plastic, dai. Plastic. In mezzo. Niente, Aubameyang dorme. Allora. Volkan Sari, tripletta di Volkan Sari. Ne abbiamo ribaltata. Ne Aubameyang esce. Aubameyang devo farlo uscire. Aubameyang non ne ha completamente. Aubameyang oggi. Io devo farlo uscire. Non. Secondo tempo entra Plaza, Secondo tempo entra Plaza. Fine primo tempo. 3-2. Grandissima reazione dei nostri dopo un inizio terrificante. Mi ha ricordato la partita
la partita col Galatasaray, l'abbiamo ribaltata. Allora, io però, io adesso farei entrare Hendrix. Più avanti io faccio entrare Plaza. Gli do un altro quarto d'ora, fino più o meno al 60esimo. Se non ha fatto niente, se non ha combinato niente. Ok, Obama. Io ho premuto mezz'ora fa per il passaggio, Obama. Hendrix. Ok. Bello di tacco, Obama. Dai, dine bimbe. Niente. Bravo Kucuk. Gibbs White, benissimo. Plavsic. Mamma, salta l'uomo. Plavsic ancora. Plavsic. In mezzo, Bami. Allontana concedendo un tiro dalla bandierina. L'allenatore si affida dunque a questa sostituzione. Basta. Obama, basta. Basta. Allora, io direi Plaza al posto di Aubameyang, Verdugo al posto di Gibbs White. Anzi, no, Verdugo io stavolta voglio provare al posto di Dine Bimbe. Verdugo. E direi a posto così. Dai, avanti. Oh, ok, passo di qua, di là, perfetto. Mezzo e Ale. Gibbs White, non so perché la, ma va benissimo. 4-2. E Ale. Bene così. Cross chi l'ha fatto? Cross, vabbè, l'ha fatto, vabbè, il solito Volcansari. Oggi Volcansari, partita straordinaria. Davvero. Partita veramente straordinaria. Bene così, allora. Bene così. Ora siamo di nuovo qui. 4-2. Adesso dalla. Ah, che brutta sta palla. Lui però si era mosso bene. Steven si era mosso bene. Io comincio a pensare. Vabbè. E io metto in vendita Aubameyang, ragazzi. Io metto. C'ho sto seria cosa di mettere in vendita Aubameyang, perché non lo so, comincia a non piacermi più come prima. Benissimo. Ma che cacchio di infortunio. Meno male. Non so se l'intervento ha fatto Richards o Trapp, ma comunque chiunque dei due l'abbia preso è un grandissimo intervento. Dai. Bravo Kucuk, bella diagonale Kucuk. Ora, di là sulla fascia, Plavsic. Mezzo. Allora, era una situazione un po' difficile, perché è arrivata la palla un po' indietro. Lui ha trovato il modo di coordinarsi a sta maniera, la stava anche mettendo dentro. Va bene, dai. Vai bella. No. No. Oh. Niente, non mi dà mai quello che mi serve. Giocatori, meno male che ti ha tirato fuori. Oh, benissimo Kucuk. Ma sapete che Kucuk tutto sommato non sta giocando male. Lancia, bella. Bella palla per Plavsic. Bella lì, 5-2. E l'abbiamo chiusa, dai. Porca miseria, ci voleva, raga. Che sofferenza. Che sofferenza. Sta partita, che sofferenza ci voleva. Sto 5-2. Oh, bella palla di Steven Plaza. Comunque, magari giocando di più sarebbe anche cresciuto di più. Devo essere sincero, però
Vabbè, se una volta c'è Obama, solo che Obama ormai non sta più rendendo come dovrebbe, quindi tanto vale. Lo so, allora, io ho questa idea. Vendere Aubameyang fin quando è ancora vendibile, se è ancora vendibile, e tenerci come secondo, nel peggiore dei casi, tenerci come secondo Steven Plaza, perché comunque c'è, alla fine Plaza per questo campionato fa anche più che bene, per quello che è, per quando deve essere chiamato in causa, fa sempre abbastanza bene. Segna poco perché gioca giusto qualche scampolo di partita, ma magari giocando, diciamo, nella squadra B, quando faccio turnover, quando mi servono i titolari, lui lo schiero titolare, quelle partite che mi serve turnover, cioè, ci può stare, ecco. Comunque, qua fallo, vabbè. Ormai, io vado fino alla fine, ormai è finita, ormai ci siamo, insomma, ormai siamo al recupero. Certo, poi vabbè, Tifalli sarebbe gradito che venissero fischiati, ciò che fallo, però vabbè. Chi se ne frega, 5-2. Ah, Volcansari si porta a casa il pallone con questa bella tripletta, bene così, ci voleva. C'è da vedere cosa ha fatto il Galatasaray. Sarebbe bello se avesse perso, in modo tale che alla fine di tutto tutto torni come era prima, ma non ci conto tanto. Mi sa che ha vinto, mi sa che continueremo a trascinarci questo duello per chissà quanto tempo. Allora, io direi, non siamo secondi a nessuno. Olè, allora qua c'è la Champions. Picchè, cos'è che mi stai dicendo? Allora, mi sto guardando attorno, perché non rompere. Arriva finalmente il cambio di ruolo per Dine Bimbe. Finalmente piano di crescita. Fermi tutti, che qua c'è una svolta. Qua c'è una svolta. Cambio di ruolo, Dine Bimbe da 80 a 80. Rimane là per com'è. Ok, allora io a sto punto come facciamo? Attività con... Aspetta, si fa regista, però può battere punizioni, tira a distanza, insomma un po' così, box to box. Potrebbe essere utile allenarlo come recupera palloni. Potrebbe essere utile allenarlo come recupera palloni. E facciamo alzare certe statistiche. Vabbè, comunque, signori, io voglio arrivare. Arriviamo al giorno della partita. L'ho piazzato dove dico io. Buon. Sì, bella cosa. Ok, perfetto. Allora, arriviamo, signori, al giorno della partita. Della partita di coppa con il Tottenham, partita nel quale ci giocheremo tutto, e tutto vuol dire tutto. Simuliamo, facciamo tutte cose. C'è una partita dove ci giocheremo veramente, veramente tutto, cioè nel senso tutto a livello di qualificazione, ecco. Col Tottenham dobbiamo vincere. C'è una brutta notizia. Ho appena visto quella che mi sembra essere una gran brutta notizia. Non la vendita ai Gunners, che sono soldi, arriveranno a gennaio, ma il Tottenham che ha perso col Midtjylland. Questo vuol dire che il Tottenham non è matematicamente qualificato. E che deve giocarsela. Brutta, brutta, brutta cosa. Gran brutta cosa, signori. E noi dobbiamo vincere per forza, che Porto difficilmente
Mi sembra difficile che non vinca con Mitilan. Va bene, signori, vedremo. Detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi. Alla prossima. Ci vediamo domenica in live.